Buongiorno, bentornati sul mio canale. Io sono Miss Giulia e oggi andremo a guardare cosa ho scelto dal sito di Bidpark. Qui davanti a me ho altri due pacchettini, quindi perdonatemi se nei prossimi giorni ci saranno più video unboxing, soltanto tre video unboxing di tre collaborazioni differenti e quindi andremo a spacchettare per 3 giorni di seguito. E vi mostro per prima Bidpark, poi prometto che nei prossimi giorni, oltre agli unboxing, ci saranno anche dei tutorial. Infatti, sto editando anche un video tutorial di un ciondolo che ho chiamato Cheope, che sono sicurissima che vi piacerà perché io l'adoro follemente. E quindi prossimamente ci sarà anche quello, oltre ovviamente a tutti i video unboxing. Quindi passiamo con Bidpark, questo ovviamente è il ricapitolo di tutti i prodottini che ho preso. Io ovviamente ho preso appunti perché siccome i prodotti sono tanti e quindi e la memoria inizia a scarseggiare, io mi sono fatta qualche appunto qua e là. Vi mostro cosa ho scelto da Bidpark. Ovviamente i pacchetti arrivano sempre straimballati, perfettamente confezionati. E vi dirò, per quanto riguarda la spedizione, io ho scelto sempre, grazie Laila, io ho scelto sempre il metodo di spedizione SLT, Italian Special Line, solo che invece dei 7-15 giorni lavorativi per ovvi motivi, mi è arrivato dopo, mi sa, 22-23 giorni. Ho atteso qualche giorno in più, però ripeto, e credo che la situazione per quanto riguarda le spedizioni sono un po' rallentate. Quindi adesso vi mostro cosa ho scelto. Tanti prodottini, tante cosine differenti. Adesso sistemo e vi mostro un prodotto per volta. Primo prodotto, ho preso questo stampo in silicone. Ovviamente ci sarà sia un tutorial di resina sia un tutorial di tessitura, come sempre. Questo è il primo stampo, questo è il cuoricino ed è uno stampo con i cuoricini, diverse grandezze di cuoricini e se vedete anche due tipologie diverse. Questo è più bombato, questo invece è un po' più spigoloso. Non so se rende dalla videocamera, poi vi mostrerò ovviamente la resa con la resina. Questo appunto è davvero molto carino, non vedo l'ora di utilizzarlo e ne ho presi appunto due in modo da realizzare un paio di orecchini, perché no, oppure anche dei ciondoli. Quindi questo era il primo prodottino che ho preso appunto da Bidpark, poi ho preso altri stampi, questo è il codice. Questi invece all'interno della confezione sono già presenti 5 stampi, invece nel caso di questo stampo qui ne ho presi io due, quindi in questo caso vengono venduti singolarmente, invece in quest'altro caso vengono venduti in set da 5 stampi. Vi mostro quale stampo ho scelto. Ho scelto questo bellissimo, aspettate che lo apro. Ok, ed eccolo qua con i fiorellini. Sono davvero abbastanza grandicelli e quindi andrò a realizzare dei fiorellini anche come anello, perché no, lo vedo abbastanza adatto come forma. Poi andremo a sperimentare insieme e come vi dicevo prima, mi sono presenti appunto 5, quindi ha voglia a realizzare fiorellini ovunque. Poi con gli stampi ho terminato, poi ho preso queste due confezioni di Angelina Film in due colorazioni differenti. All'interno del pacchetto sono presenti esattamente 3 fogli. Non so se il codice sia sì, il codice è diverso perché ovviamente ho preso due colorazioni differenti. Vi mostro una delle colorazioni aperte. Vedete appunto ci sono 3 foglietti, ogni foglietto imbustato singolarmente. Ed è spettacolare, guardate che bella. Non vedo l'ora di utilizzarlo ovviamente all'interno della resina. Lì c'è la telecamera e qui ci sono io. Ciao a tutte, buongiorno. Ho la testa enorme. Ok, davvero bellissima. E questa anche andrò a utilizzarla con gli stampini. Aspettate, vi mostro anche quest'altro colore, che sicuramente sarà anche questo stupendo. Eccola qua. Wow, bellissima anche questa. Bella bella. L'aggiusto dopo con calma, se no passo tutto il video ad aggiustare l'Angelina Film.
Poi ho preso questi bellissimi fiorellini in resina. Questo è l'articolo e il codice. E sono davvero carini carini, con lo strass centrale, e pensavo di realizzare degli orecchini a lobo con queste qui. Davvero carinissime. All'interno sono presenti 10 pezzi. Poi ho preso questi perni. Questi sono esattamente 20 pezzi, quindi per un totale di 10 coppie. Questo è il codicino. Questi sono in acciaio placati rose gold e all'interno non presentano la farfallina. C'ha sempre il gancetto qui in basso, sono davvero molto carini. Poi ho preso quest'altro perno, sempre in acciaio, sono all'interno, sono 5 pezzi. E questo discorso di fare le confezioni da 5 pezzi, anche altri siti l'hanno adottato in modo da far acquistare appunto due confezioni. Sono davvero bellissimi, qui c'è il foro in basso e qui sul retro appunto c'è la farfallina. Come dicevo prima, sono in acciaio. Quindi siccome questa tipologia di perno già l'ho presa in passato, quindi adesso avrò le coppie pari. Poi ho preso quest'altra tipologia di pernetto sempre in acciaio, all'interno invece queste sono 10 pezzi, quindi 5 coppie, e sono davvero molto molto carini, li trovo molto fini ed eleganti. Questo è il pernetto e questo è appunto sul retro con l'anellino. In questo caso qui non presenta la farfallina, però non è un problema perché, ripeto, ho proprio una scatolina piena di farfalline in acciaio, sia dorata che argentata, quindi non è un problema per me. Quindi davvero molto molto carini questi perni. Poi i perni li ho terminati, ho preso come sempre una bustina di queste qui, le Rocaille 110 della Toco, e sono appunto le Permanent Finish Rose Gold. E questo è il codice PF551. Io le adoro, infatti in ogni ordine c'è una bustina di queste perline. E poi ho preso anche questo filo di cipollotti, le round da 4 mm. Questo appunto è il codicino ed è spettacolare. Il filo è abbastanza lunghetto, eccolo qua, ed è davvero bello. Non so se guardate quanti riflessi ha questo round, questa sfera sfaccettata. Davvero molto molto carino. Se non erro, sì, sono da 4 mm queste qui. Scusate, tolgo un attimo la suoneria al cellulare perché sennò arrivano messaggini con la pala. Ecco qua. Ok, rieccomi. Perdonatemi, ma arrivano tanti 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 messaggi. Ok, questo è appunto il round da 4 mm. Poi ho preso questi sono delle goccine Swarovski, sono in 2 pezzi e non ho visto bene la misura, infatti ho preso la misura 8x6 mm. Sul sito non ci ho fatto caso e son carine, sono belle perché sono in colorazione ametista, che è la mia preferita, ma sono delle piccole lacrime. Guardate che spettacolo. Sono piccini picciò. Sicuramente le utilizzerò in qualche modo, ma sono davvero piccole piccole. Sono bellissime però. E poi ho preso anche questi, che sono appunto 36 pezzi e sono degli chaton da 8 mm, sempre della Swarovski. Li vendono in confezione appunto da 36 pezzi e sempre in colorazione ametista ho preso questi bellissimi chaton. Questi qui sono rivoli, non sono chaton. Rivoli da 8 mm. Guardate che spettacolo. Poi questo è il mio colore preferito, e mica potevo lasciarli lì. Cioè, guardate che belli. Sono fatti, ovviamente sono Swarovski, sono originali e si vede il luccichio, luccichio. Guardate che belli.
Niente, questi sono davvero soddisfatta di averli presi e sicuramente prenderò anche altre colorazioni di rivoli, sia da 12, da 14, ci sono anche da 18 e ovviamente ci sono anche i rivoli da 8. Io li adoro, come sapete, in passato ho fatto diversi progetti con sia gli chaton sia con i rivoli da 8 e anche da 10, quindi ritorneremo alle origini, ritornerò alle origini. Con le incastonature dei rivoli e degli chaton da 8. Ok, questi erano tutti i prodottini appunto che ho scelto dal sito di Big Park. Sono tutti questi qui. Come vi dicevo prima, ovviamente ci saranno sia tutorial per quanto riguarda la resina e anche un tutorial per quanto riguarda la tessitura. Io spero che questo unboxing sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi unboxing, cioè domani. Ciao!